Ciao a tutti, oggi parliamo della Sansevieria. Tutti dovrebbero avere una Sansevieria nel loro appartamento, sia gli amanti che le piante, perché è una pianta molto elegante, con le sue foglie allungate, e viene anche chiamata la snake plant perché ha un po' la forma del serpente, sia chi ha proprio il pollice nero, perché è una pianta facilissima da curare ed è veramente a prova, insomma, di inesperti. È una semisucculenta, è originaria dell'Africa, richiede pochissime cure, quindi si innaffia solo quando il terriccio è completamente asciutto e è una pianta che resiste bene nei nostri appartamenti, sia alle correnti d'aria, d'estate può essere messa fuori nei nostri giardini sia al sole che in semiombra e in questo periodo è una pianta che va molto di moda. Va molto di moda perché è fra le piante d'appartamento che purificano l'aria. Addirittura il rapporto consigliato è di 4 piante per persona che dorme nella camera da letto. Questo è un buon motivo per riempire di piante la vostra stanza e trovare una buona motivazione per il vostro compagno e renderla così un po' tropicale. Che dire, proprio perché va molto di moda, il prezzo negli ultimi anni inizia a essere un po' eccessivo. Questa è una pianta che io vi consiglierei, di comprare non spendendo più di 10-15 euro. Magari poi, se volete, potete scrivermi in privato e vi dico dove ho comprato la mia. Basta comprarne una sola perché nel periodo che va da maggio ad agosto è possibile utilizzare le foglie della pianta, tanto come vedete figlia in continuazione, queste più verdi sono i butti nuovi e tagliando una pianta ed interrandola potete ricreare la pianta per talea. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo presto con altri contenuti su GDG, il giardino di Giulia e Flower Life.